Allora, abbiamo visto che tutti i sistemi, e non soltanto il corpo fisico, è anche la struttura della materia, quindi ogni forma che può assumere la materia ha un suo rapporto con la gravità. Chi ha un rapporto più denso, chi ha un rapporto più lieve, lo puoi vedere dal movimento stesso che ha la materia, per esempio quella che si muove verso l'alto, quella che si muove verso il basso, quella che si muove in entrambe le direzioni. Prendete un albero, per esempio, no? L'albero, e quindi il legno, è una struttura leggera, è una struttura che è perfettamente equilibrata. Poi ogni tipologia di legno ha una sua caratteristica magnetica diversa, quindi un suo movimento diverso, ma il rapporto che ha con la gravità è sempre quello. Per esempio, sto facendo l'esempio, possiamo poi andare a declinare in vari aspetti. Il corpo fisico, idem, anche le forme animali, arrivano. Infatti notate che ci sono forme animali che hanno un rapporto con la gravità quasi nullo, cioè loro hanno un movimento che è quasi istantaneo. Tu dici perché sono piccoli, perché sono leggeri, ma non è la loro grandezza o leggerezza, cioè quindi la struttura fisica, che determina il loro movimento. Il loro movimento determina la loro struttura fisica. Quindi possono camminare sulle pareti come se non esistesse la potenza verso il basso, per esempio, fluttuare e così via. Abbiamo visto che il centro di gravità è l'ombelico nel corpo fisico, quindi il centro in cui il sistema gravitazionale ha origine. E infatti proprio quel codice porta, quello del pilastro unico caldo. Subito al di sopra del pilastro Tamir, il sistema. Abbiamo visto che l'attraenza gravitazionale prevalente, quella che è maggiormente avvertibile, ovviamente, perché ci troviamo qua, è questa. Quindi questa produce, per esempio, una sensazione fisica. Ha un rapporto direttamente fisico con il corpo. E quindi l'istinto, quando l'altra metà non è percepita, è quello di resistere a questa spinta, contrastarla. L'anatomia umana non è sorta per contrastare la forza di gravità, l'attraenza verso il basso. Mentre appunto la sezione inferiore quindi ha più una valenza materiale, diciamo così, fisica, quella superiore ha più una valenza psichica. Dico più perché è anche fisica, ma passa attraverso la percezione, una percezione diversa, una percezione interiore, diciamo così. Lo squilibrio verso il basso, potremmo dire, è l'afflizione prevalente che tocca tutti. Dopodiché abbiamo anche chi è afflitto esattamente dall'opposto, con due sintomatologie completamente diverse. Fermo restando, per esempio, per ogni codice dinamico, il modo in cui la densità viene mostrata, l'effetto che ha questa espressione, l'espressione densa di un codice dinamico, a seconda di dove lo squilibrio è in atto, cambia. Normalmente si tende a pensare che se qualcosa è fisico è reale, se qualcosa è psichico è virtuale, ma non è così. È ugualmente reale, ma in due dimensioni diverse. Per esempio, quando si manifestano delle afflizioni e quindi delle malattie, in questo caso viene più afflitto il corpo, in questo caso viene più afflitta la mente. Ma poi, visto che uno e l'altro hanno la stessa forma, l'afflizione si riflette anche sull'altro aspetto. Il punto di partenza cambia e, diciamo così, dove si presenta la sintomatologia prevalente. Abbiamo visto che nella struttura gravitazionale, che cosa rappresenta? L'identità. L'identità, il soggetto,
quando l'asse gravitazionale è in posizione, tu sei, c'è un io. E quindi la frase può avere un senso da lì in poi. Quando l'asse gravitazionale non c'è, è come se ci fosse un vuoto al centro. Tu hai parte fissa e parte variabile, la parte fissa ha un vuoto. Viceversa, nella seconda applicazione, la parte variabile ha un vuoto. Ma adesso cominciamo a parlare del basso. La parte centrale ha un vuoto. Cioè tu non ci sei, quindi, visto che non è possibile, sennò moriresti, naturalmente, allora il corpo compensa. Compensa attraverso l'asse magnetico. L'asse magnetico che serve per fare, quindi per muoversi, in tutte le direzioni. Invece di essere utilizzato e quindi dare il suo pieno potere nel movimento, inverte la sua rotta e va a compensare l'assenza di questo. Come? È come se generasse un'onda all'esterno che ha bisogno di un feedback, e questo feedback ha lo scopo di generare un riconoscimento. Come se tu inducessi la parte variabile a puntare un faro in quella direzione, un faro in quella direzione in continuazione. E lo stato, quindi il tuo stato apparente, fluttua a seconda del feedback che tu ricevi dall'esterno. Lo stato di squilibrio verso il basso viene chiamato rigido. E i suoi sinonimi sono decomposizione, cristallizzazione. Il movimento di un transiente in un corpo che è afflitto da questo squilibrio verso il basso, in Narayana potresti descriverlo con il termine moku, debole, sofferente. Moku ha anche questa accezione, sofferenza, fatica. Perché tu devi continuamente inviare attraverso il tuo sistema magnetico segnali verso l'esterno per ricevere feedback. Se non ricevi feedback, cambi il segnale, feedback, perché l'importante è il feedback. Non importa che segnale tu mandi fuori, l'importante è che ci sia un feedback. Devi essere guardato, devi essere approvato, devi essere piaciuto. Nei casi estremi, devi essere anche odiato, maledetto, sputato in faccia. L'importante è che qualcuno si dirige verso di te, con qualunque cosa. Quindi hai i casi più, diciamo così, noti, che sono quelli che cercano l'approvazione, ma a volte anche prendere un pugno in faccia ti fa sentire vivo. Per esempio, questo ultimo caso detto è riferito a quei soggetti che dipende naturalmente dalla dinamica e dal modo in cui si manifesta la diversità, generano sempre situazioni di conflitto. Entrano e devono sempre generare una situazione di conflitto, per cui dite. Va tutto bene? No, c'è qualcosa che non va. In questo caso uno dice, vabbè, ma stai cercando riconoscimento? Sì. Perché attraverso quel movimento l'attenzione arriva sempre qua. Perché decomposizione? Entri in un sistema relativo. Che cosa accade? Tu cominci a consumarti. La ragione trascendente di questa, diciamo così, di questo stato di cambio, cioè il passaggio in uno stato relativo, è proprio perché non riconosci più il nutrimento che ti arriva dall'altra metà di te. Quando la parte fissa si nutre dalla parte variabile, la parte variabile si nutre dalla parte fissa, è molto semplice. Quando le due sono in armonia, c'è un ciclo perpetuo, un moto perpetuo, non finisce mai. Può raggiungere qualunque intensità e comunque non finisce mai. Quando invece c'è uno squilibrio, la tua fonte di energia termina e allora tu hai una fonte finita e questa comincia a consumarsi. Quindi un sistema rigido sussiste quando lo squilibrio è verso il basso. In questa condizione esiste il giusto e lo sbagliato. Ma quando c'è lo sbagliato e l'errore, questo non viene considerato esperienza. Genera un vuoto. Perché genera un vuoto? Perché tu da quel momento ti muoverai con la paura di sbagliare.
In questo caso la parte variabile consuma la parte fissa. No, la parte fissa consuma se stessa. E anche la parte variabile riflette questo stato. Quando tu hai interrotto il collegamento, tu praticamente non hai più la tua fonte di nutrimento. Per esempio, uno squilibrio verso il basso non porterà mai al suicidio. Anzi, porterà al tentativo di autoconservazione portato all'eccesso. Cioè, tu piuttosto fai annegare tuo figlio, ma tu devi sopravvivere. Tu dici, io non lo farei mai, ma quando ti trovi in quella situazione lo fai. Lo squilibrio invece verso l'alto porta al suicidio. Nello squilibrio verso il basso hai anche la forma del corpo, quindi del corpo fisico, questo, prende quelle caratteristiche, comincerà ad appesantirsi e tenderà all'appesantimento, quindi allo schiacciamento verso il basso, gli organi interni. Il movimento interrotto si rifletterà nel corpo con i sistemi che cominciano a invecchiare e a consumarsi, quindi il sistema circolatorio si indurisce, la memoria comincia a sparire. Tutti i sintomi dell'obsolescenza, possiamo dire, solo che non è programmata, no? Uno potrebbe dire, qui ci trovi l'arrogante, sì, ma ci trovi anche quello che dice, io rifiuto il mondo, è sintomo di uno squilibrio verso l'alto. Chi mi sa fare degli esempi di, un po' con quello che ci siamo detti adesso, però ne abbiamo anche già parlato un pochino, no? Al campus, alla conferenza di qualificazione, durante gli individuali, no? Abbiamo già parlato un pochino di questo, no? Chi mi sa fare esempi di questo? Ah, qui ovviamente hai il materialismo spinto all'estremo. Cioè, la cosa è la sindrome di San Tommaso, uno potrebbe dire, no? In questa direzione trovi tantissime figure in vista, no? Che comunque hanno avuto il cosiddetto successo, perché la forma di stato denso che riguarda il essere guardato, la vanità, si manifesta e spesso gli apri la porta a te proprio per sentirti in questo modo, perché ti fa sentire in un determinato modo, ti fa sentire superiore, al di sopra degli altri, di quelli che ti stanno guardando. Tutta l'economia keynesiana praticamente che cosa dice? Visto che più di 100 alberi non possono fare più di 100 mele e queste 100 mele costano un euro l'una, per il sistema non crescerà mai. Allora cosa facciamo? Oggi costano 100, domani 101. E così hai la statistica che va verso l'alto, no? Poi sono sempre 100 mele. Hanno sempre lo stesso valore, però tu cambi attraverso il sistema di rifatto. Lo sto dicendo in modo semplice, semplicissimo. Quindi tu hai una... Quando vedete, no, il sistema deve sempre essere in crescita. Come cazzo fa a essere un sistema sempre in crescita? Come fa? No, prima o poi un ecosistema, cioè, può produrre quelle cose. Come fa a sempre essere in crescita? Lui, I have a good idea. Oggi vale 1, domani vale 2. Così, oggi la statistica è su 1, domani è su 2. Oh, ho guadagnato un euro. Quindi, i sistemi economici sono tutti in questa linea. Mentre i sistemi teologici sono prevalentemente di sotto. Qua, teologici, filosofici, non che la filosofia di per sé abbia quella forma, eh? Abbiamo descritto prima forme di filosofia restrittive, giusto? Negazionali, diciamo così. Il virtuale, per rifugiarsi nel virtuale, rifiutare l'esperienza diretta ma accontentarsi dell'esperienza schermatica, diciamo così, si trova tutto in questa direzione. Infatti gran parte delle strutture, diciamo così, patologiche che si stanno sviluppando adesso si spostano tutte sul virtuale. Quindi tu ti chiudi in casa e va 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 va, va, oppure stai così e guardi quello, sei fissato su quello. Cocaina, hashish o tutte le droghe che erano. Anfetamine, non sto parlando male né dell'una né dell'altra, sì, sì. È l'uso che ne fai, perché euforico, è depressivo, l'alcol è depressivo, è un depressivo. Viagra, però non è la droga. Fidati.
Adesso sto facendo degli esempi macro. L'alcol è anche qua, per esempio, ma l'uso che fai dell'alcol quando sei sbilanciato verso il basso è diverso da quello quando sei sbilanciato verso l'alto. Quando sei sbilanciato verso l'alto, l'alcol lo usi a casa tua per... da solo. Sì, perché vuoi evadere, proprio tutto ciò che ti fa star fuori. La cocaina non ti fa star fuori quando sei in casa, quindi c'è devi... fuori. Ecco, quindi, ovviamente. Mentre l'alcol, sì. Sì. Ma l'alcol, quando viene utilizzato in questa fase, diventa, ti toglie le restrizioni che frenano la tua prepotenza. Ripeto, sempre secondo l'uso che ne fai, la ragione per cui fai quell'uso. Non c'è niente in Dalon che sia di per sé brutto e cattivo, negativo. Niente. Ma qualunque cosa, incluso il formaggio, può essere un veleno per te. Ok? Non è solo la dose, è l'uso che ne fai. L'eccesso o il difetto. Per esempio, nell'uso dei sensi è il difetto. Quando tu dici no, io reprimo la mia sensazione, no, ti picchi quando ti viene, ti sorge il desiderio di qualcosa, è il difetto. E l'eccesso anche. Se diventa, sì, come tutte le cose, se il tuo scopo diventa solo quello, sì. Ogni cosa, quindi anche quando è utilizzato come psicotropo, quindi per compensare uno squilibrio, ha quella valenza. Puoi usare anche la lettura dei libri così. Uno può morire di lettura di libri compulsiva. Diciamo, legge, che bravo, dipende. Bevi tanta acqua, che bello, dipende. Fabio, come in questo periodo di spurgo, può essere altalenante lo spostamento della sigaretta? Naturalmente. Oscilla. Quando questo non ottiene riconoscimento, può oscillare in questo. Rifiuto. Questi non capiscono un cazzo. E non è che altalenando ti fai del bene, sposti i sintomi da una parte all'altra fondamentalmente, ma per quello quando andremo a trovare una cura, non sarà mai se sbilanciato verso il basso ti muovo verso l'alto, no, devi generare sempre l'asse intero, altrimenti sposti i sintomi da un'altra parte e non... perché per spostare uno verso l'alto quando è afflitto deve rifiutare l'altra metà, cioè non o una o l'altra, se sei in quello stato. Quindi devi essere in uno stato dove non rifiuti, dove integri le tue metà. In questo stato perdi l'equilibrio. Quando, per esempio, vi faccio mettere in posizione di volo, no? Quindi siete in posizione, io ve l'ho descritta mille volte come una posizione dinamica, per quello adesso il campus ha iniziato a riprendere, in modo tale che poi rivedremo le lezioni, vedete la vostra forma esattamente. Spesso si scambia perché, come sinonimo di dinamismo, di stasi dinamica, si potrebbe dire, la rigidità. Uno scambia quello per quell'altro, ma sono due cose completamente diverse. Un sistema rigido è... essendo relativo, si può rompere. È costruito per assorbire i colpi o per contrastarli. È relativo perché arriverà un punto dove il colpo è talmente forte che ti spacca. Quindi non sei adamantino in assoluto. Un sistema rigido è un sistema limitato, un sistema relativo, ed è soggetto a obsolescenza, a decadenza, a decomposizione. In poche parole, si consuma. Un sistema rigido usa per compensazione la vista per ancorarsi alla realtà. E abbiamo visto che gli occhi sono posizionati nel corpo in avanti, quindi sta negando l'oltre, l'altra metà. Davanti del corpo, espressione e rappresentazione. Dietro, causa e realtà. Infatti, il centro magnetico si trova nel punto tra le scatole. Il centro del cambio di stato si trova nella zona lombare.
In questa fase si manifesta solo nella fase espressiva l'accettazione e il rifiuto. Quando c'è accettazione e rifiuto, entrambi sei rigido. Cosa vuol dire accettazione e rifiuto? Accetti ciò che conferma questo, rifiuti ciò che non lo conferma. Quindi Kishirenam, che abbiamo visto ieri, l'espressione magnetica, ha questo scopo. Si muove in questa direzione. Quindi non c'è nessun fare. C'è un giudice che accetta o respinge. Accetta o respinge. Esattamente quello che fa la burocrazia. Questa sintomatologia relativa allo squilibrio rigido del sistema adesso sta attraversando una fase di esaltazione, esattamente come l'altra. Quindi, senza dover indicare, ecco quello lì. È normale, si potrebbe dire, che in questa fase questi fenomeni vengano alla luce in modo esaltato, prepotente. Quando li osservate fuori di voi, siete parte di quel processo, dovete riconoscere dentro di voi, cioè sorgerà un impulso a giudicare quell'elemento. È un movimento che stai facendo verso te stesso. Se tu lo giudichi dicendo guarda quel pirla, questa si chiama in italiano invidia. E quindi che cosa indica? Che quella cosa tu la stai facendo ma non la vuoi riconoscere, quindi la rifiuti, fai il gesto così fuori di te. La forma corrotta che cosa fa? Non vuole che tu la chiami col suo giusto nome. E allora gli devi sparare addosso. Il sistema gravitazionale verso il basso non è il corpo che viene attratto verso il basso. È il cielo viene attratto dalla terra, la terra viene attratta dal cielo. Quando lo squilibrio è verso il basso, non c'è il movimento opposto. Quindi il cielo viene portato verso il basso e diventa cristallino, solido. Se vogliamo vederlo in modo grafico, è questo che avviene. E non c'è il movimento opposto, quindi non c'è scambio. Non c'è moto perpetuo, c'è questo. E una resistenza... Per tentare di tenere su. Sì. E questo tentativo di tenere su è quello che abbiamo appena descritto con alcune delle variabili che possono manifestarsi. Quando c'è lo squilibrio verso il basso c'è la fatica. Di cercare la cosa nel modo più semplice, più facile, più comodo. Nello squilibrio verso l'alto, che cosa accade? Solo questa attrazione viene percepita e quindi la tua individualità, che è fatta di una struttura materica, si frammenta, si disintegra. Questo è per visualizzare in modo grafico. Poi le sintomatologie adesso le andiamo a vedere. Qui si cristallizza, solidifica, qui si disintegra. Quindi i fenomeni di fragilità emotiva, psichica, fisica sono tutti sintomi di squilibrio verso l'altro. Pensa che ho visto un'intera sezione di letteratura che considerano la fragilità come una qualità. In un caso tu hai un vuoto al centro, nell'altro caso hai un vuoto in periferia. Quindi nello squilibrio verso l'alto c'è la parte fissa, ma non, la parte variabile viene respinta. Una persona che si emoziona non è fragile, è una persona che sta vivendo, ma se tu giudichi la tua emotività come una vulnerabilità, cosa che adesso ti viene insegnato, allora potrebbe diventare quello, la timidezza, l'ipersensibilità emotiva. Ma non c'è problema a essere super sensibili, c'è una dinamica che l'Oxin, che ha le emozioni amplificate 50 volte, cioè più sensibile di così se muore, no? Uno potrebbe dire, ma dipende come tu vivi questa tua condizione. Se la vivi come un'imperfezione, allora diventa quello, perché tu la giudichi questa tua caratteristica. Emozionarsi non è mai e poi mai, né per l'uomo né per la donna, sintomo di debolezza, è sintomo di esistenza. Tu ci sei e quindi vivi e quindi sperimenti e quindi ti emozioni e quindi godi e quindi soffri. Il pianto di rabbia di una vittima è profondamente diverso nella sua manifestazione corporea da una vera tristezza, perché è un lutto, per esempio. L'espressione mostra la natura di quella. Di quella.
Però visto che hai menzionato il lutto non necessariamente, il pianto per un lutto è un sintomo di purezza. Ah no, ho fatto un esempio, equilibrio. Come stimolo, certo. Perché tu hai un punto, a volte, questo, innanzitutto il pianto per un lutto non è mai per chi è morto, mai per te. Quindi è un egoismo puro, perché tu hai perso un ancoraggio, a te è venuto meno qualcosa. Quindi è inutile prendersi per il culo e pensare che tu stai piangendo per la povera persona che è morta. Tu stai piangendo per te e non c'è più quello a cui ti ancoravi, no? In un modo o nell'altro, anche solo per la telefonata, ti viene a mancare quel punto di riferimento. Quindi, da quel punto di vista, quando è all'eccesso, implica che tu avevi un ancoraggio su un elemento esterno che ti mandava feedback, quindi squilibrio verso il basso. Detto questo, quando un elemento, come ieri abbiamo fatto i sensi, no? Quando un elemento a cui tu sei correlato viene a mancare, lui manda un segnale. Manda un segnale a tutti gli elementi che erano collegati a lui. Tu ricevi questo segnale, quindi quell'elemento viene a mancare, provi un'emozione, perché un'emozione la provi. Dopodiché il tuo sistema si aggiusta. La percezione, diciamo così, plastica, prende quel movimento come esperienza. Quando tu sei nella tua forma naturale, che poi vediamo, non c'è niente che ti possa accadere che non sia fonte di ricchezza. Niente. La tua giornata diventa così piena e ricca di cose, dalle più apparentemente semplici e piccole alle più esaltanti, che ti sembra che la giornata passi in un attimo e nello stesso tempo che sia passato tantissimo tempo. Le emozioni di compensazione sono degli sfoghi del sistema e hanno comunque, a seconda del tuo sbilanciamento, lo stesso scopo che ha questa direzione. Cioè, quando tu sei squilibrato verso il basso e piangi, lo fai per ricevere un feedback, sempre. Nel movimento naturale non è così, non è assolutamente così. Tra l'altro, paradossalmente, lo squilibrio verso l'alto porta invece all'espressione della superbia. Quando uno si suicida, dentro di sé non ha la vita, quello che recentemente descrivono come la morte psicogenica, che è un termine di merda, così non l'ho mai sentito, però hanno tirato pure fuori, cioè quello che rinuncia alla vita, no? Ma è un atto quasi di voi non mi meritate, io non appartengo a qua, è un atto di superbia, mascherato, se uno lo chiamasse così direbbe, oh cazzo, invece gli dai un altro nome, è sempre il nome che tu gli dai che ti frega. I movimenti che andremo a fare, tutti i movimenti che andremo a fare in questa, diciamo così, piccola branca, no? Che ci abbiamo messo anche la parola yoga e equilibrio, servono a generare un cambio di stato temporaneo nel soggetto, in modo tale che possa vedere anche solo per un istante che cos'è vuol dire essere eretti e poter quindi avere un obiettivo da raggiungere, perché in molti casi quella condizione non c'è mai stata, quindi uno non sa che cos'è. Per quello uno pensa, si convince profondamente di essere la forma corrotta che sta indossando, perché il corpo nudo non l'ha mai visto, e quando l'ha visto, cioè da piccolino, se ne è poi dimenticato. Quindi è importante dare la visione, una visione anche per pochi istanti, di che cosa sei tu senza quel vestito. Cosa sei tu senza quel vestito? Così hai qualcosa a cui tendere. Non è più una senza vestito non sono niente, ma senza il vestito c'è quello. Poi sarà faticoso comunque toglierselo, però cavolo, è una direzione in cui andare.